Secondo step della seconda edizione del Winter Tour Abruzzo qui a Raiano, dopo la prima fase svoltasi a Villalago. Patrizio Schiazza, segretario regionale di Ambiente e Vita, un modo per valorizzare e promuovere le riserve naturali, principalmente del nostro territorio. Essenzialmente il nostro territorio. Il cuore d'Abruzzo, non a caso ci chiamiamo il Centro Abruzzo, ha un notevole numero di riserve, c'è la riserva di Popoli che è limitrofa, sebbene non in provincia dell'Aquila, la riserva di Raiano, la riserva di Villalago, la riserva di Pettorano, poi è porta del Parco Silente Velino che confina qui con la riserva di Raiano, del Parco Nazionale della Maiella, è vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, è l'epicentro, il cuore della regione verde d'Europa. Una regione verde d'Europa che però non deve rimanere solo una regione nominata verde, ma una regione di fatto verde, e che, intendendo di fatto non solo la salvaguardia della natura e delle risorse naturalistiche, ma anche di gestione socio-economica di queste produzioni e di quello che il creato ci ha donato. Ebbene, Winter Tour rappresenta uno step avanzato di elaborazione culturale e di politica ambientale volta a far sì che tutto il quadro delle aree protette faccia sistema in un'ottica di sviluppo socio-economico. Quali sono le azioni messe in campo dalla riserva proprio per la valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale? Allora, la riserva di Raiano dopo 10 anni ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento del CEL, Centro di Educazione Ambientale, svolge un'attività di educazione ambientale presso le scuole non solo di Raiano ma del comprensorio. Inoltre siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 280.000 euro nell'ambito dei fondi FAS, la riserva, che vedrà il ripristino di diversi sentieri, ma soprattutto la possibilità di realizzare un centro studio universitario qui nei locali della riserva. Dopodiché abbiamo avuto anche 2 altri finanziamenti. Uno soprattutto che ci sta veramente a cuore, quello di natura accessibile, che permetterà alla riserva, unica nella regione Abruzzo ma credo anche di tutta Italia, di avere dei percorsi attrezzati per i disabili. Assessore, si discute della programmazione unitaria 2014-2020, quali sono le politiche attive messe in atto dalla regione per tutelare, per valorizzare le riserve naturali? Ma intanto dobbiamo sempre sottolineare che l'Abruzzo ormai da decenni ha scelto di presentarsi come la regione verde d'Europa. Questo ha fatto sì che nel passato molti dei finanziamenti sono arrivati in un contesto che vede le riserve naturali abruzzesi, 4 parchi nazionali, parco marino e le riserve regionali, attive in una politica che dovrebbe essere in qualche misura di rilancio del territorio, anche perché l'unica frazione di turismo che non sta risentendo della crisi è proprio il turismo dei parchi nazionali. Naturalmente non bisogna commettere un errore che spesso si è commesso non solo in Abruzzo ma in gran parte delle regioni italiane, e cioè quello di parcellizzare quelle che sono le risorse europee senza inserirle complessivamente in un disegno strategico per le quali le scelte dell'ente regione alla fine diventino le scelte dei progetti e dei programmi che debbono essere finanziati dall'Europa.